L'esempio di onda longitudinale lungo una molla che abbiamo appena visto è ripreso qua su in alto, dove appunto si vede che la molla è stata prima compressa, poi è stata allargata, quindi la mano prima l'ha schiacciata, poi l'ha portata a sinistra, finché dopo una sola oscillazione avanti e indietro la mano si è fermata. Infatti vediamo che la molla sia prima che dopo non è alterata, non è stata modificata. E invece vediamo la zona compressa che si sta propagando a destra, come anche la zona rarefatta. E vediamo di nuovo il punto P che qui è stato spostato, eccolo qui, è stato prima spostato a sinistra, destra, sinistra e ritorna quindi in posizione di equilibrio. Anche dando una martellata a una sbarra d'acciaio di metallo si produce un'onda longitudinale. Infatti la martellata data in questo modo produce uno schiacciamento di questa parete della trave d'acciaio, le molecole dell'acciaio vengono avvicinate e si forma così un fronte d'onda compresso. Questo fronte d'onda compresso poi non rimane lì, ma si propaga ad alta velocità perché nei metalli le onde meccaniche viaggiano a chilometri al secondo. Subito dopo la zona compressa, siccome l'estremità dell'asta d'acciaio comincia a oscillare a destra e a sinistra, allora si crea anche subito dopo quella compressa una zona rarefatta. Quindi vediamo che le zone compresse e rarefatte vengono appunto, si trovano alternate come accadeva anche nella molla, zona compressa, zona rarefatta. E anche le zone rarefatte si propagano a chilometri al secondo. Ora, se la martellata fosse stata data invece che sulla parete sinistra della trave, fosse stata data per esempio dall'alto verso il basso qua, quindi anziché in modo longitudinale fosse stata data una martellata in modo trasversale, allora si sarebbe verificata appunto prodotta un'onda trasversale. Per esempio, ecco, dando una martellata dal basso verso l'alto, così da sotto si crea una deformazione della trave. Facciamo finta che questa, anziché una molla, sia la trave di prima. Chiaramente il disegno è accentuato, però si produce appunto una deformazione con una martellata dal basso verso l'alto e poi questa onda trasversale si va a propagare lungo tutta la trave, sempre ad altissima velocità. Quindi riassumendo, nei metalli si possono propagare sia onde longitudinali che onde trasversali, dipende da come viene colpita l'asta di metallo. Se viene colpita longitudinalmente, allora si creano zone di compressione e rarefazione che si propagano in orizzontale, quindi in modo longitudinale. Se invece la trave viene colpita trasversalmente da sotto, da sopra o da sotto, allora si producono delle deformazioni trasversali che si propagano poi sempre lungo la trave in questo modo qua, come se fosse una molla.